Nel pre-partita di Milan-Juventus, Giuntoli ha parlato del mercato della Juventus e ha svelato in qualche modo quelle che saranno le mosse della Juve, per il mercato di gennaio. Scopriamo e analizziamo il tutto insieme qui su FCM News Sport. Io, come sempre, vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati in maniera costante e gratuita. Se vi va, iscrivetevi al canale, lasciate like ai contenuti. Mi raccomando, siamo più di 63.000 iscritti. Chiaramente è tutto gratuito, se vi va iscrivetevi e lasciate like e contenuti. Andiamo alla notizia, perché prima della partita contro il Milan ha parlato Giuntoli e nonostante l'infortunio di Vlahovic che l'ha costretta a non giocare contro il Milan, nonostante il fatto che Milik di fatto non si vede praticamente più e nonostante il fatto che un altro possibile vice Vlahovic, ossia Nico Gonzalez, è stato un nuovo acquisto ma di fatto non si vede mai, Giuntoli dice no all'attaccante. Contiamo di recuperare Milik che sta risolvendo i suoi problemi e pensiamo e si adatto al gioco di Motta. Dietro invece qualcosa dobbiamo farlo perché anche numericamente abbiamo bisogno di qualcuno. Ha parlato anche delle parole di Vlahovic dicendo abbiamo sentito le parole di Vlahovic dalla nazionale serba, ha detto io mi trovo meglio con due attaccanti, farei meno fase difensiva. E lui ha risposto dicendo che non gli interessano le parole, a me interessano i fatti e sta facendo una buona annata, si sta sacrificando ed è un esempio. Ora, io personalmente vi dico la mia, non credo a nulla di queste parole di Giunto. Cioè queste parole sono le classiche parole di facciata che evidentemente vanno fatte in un pre-partita, vanno fatte in generale. E vi spiego in tutti i punti perché esattamente lui ha, secondo me, diciamo, mentito. Esattamente come mentiva l'anno scorso quando diceva che Di Allegri era convintissimo e sicurissimo e poi magari già contattava Thiago Motta con cui aveva già un preaccordo da gennaio. Partiamo dal mercato. Lui non è per niente contento di una serie di cose sul mercato. Partiamo dalla prima, Milik. Non è per niente contento la situazione di Milik. Perché se avessero saputo prima, e per prima intendo in estate, che Milik aveva questi problemi così seri, così lunghi e così duraturi, loro il vice Vlahovic l'avrebbero preso in estate. E non è che per forza devi spendere 50 milioni per un vice Vlahovic. Puoi prenderlo in prestito, puoi prendere un parametro zero, puoi prendere un giocatore in prestito con diritto di riscatto, puoi prendere un prestito secco, puoi scegliere un giovane da far crescere. Insomma, ci sono varie soluzioni che puoi andare a trovare. Sicuramente l'avrebbero preso. E non l'hanno fatto. Questo perché? Perché pensavano che Milik potesse tornare a settembre, ed invece non è stato. Non è stato così. Siamo praticamente alle porte di dicembre e ancora di Milik non si vede l'ombra. Questo è il primo punto che sicuramente non è piaciuto. E che è il primo punto che secondo me non è veritiero. Secondo punto che non è veritiero è non ci interessano le parole di Vlahovic, ci interessa quello che sta facendo in campo. Allora, posto che la stagione di Vlahovic è buona ma non buonissima secondo me, cioè ci sono delle cose che sono andate bene ma altre che sono andate secondo me in maniera rivedibile. Detto ciò, io non posso pensare che un attaccante che prende 8 milioni più 2 di bonus possa interessare alla Juve solo per quello che fa in campo e poco altro fuori. Perché quelle parole lì creano scompiglio, creano disagio e lo fanno ancora di più quando tu sei in una fase in cui ancora non hai rinnovato col tuo club e rischi di vivere una situazione quantomeno similare a quello che ha vissuto l'anno scorso, o meglio, qualche mese fa, Federico Chiesa. Perché Federico Chiesa, se è andato via per 15 milioni in questo modo, come l'ultimo degli esuberi, è perché semplicemente ha passato un anno a fare un tira e molla che alla Juventus non è piaciuto. Esattamente, esattamente come non è piaciuto e come non sta piacendo alla Juventus questo tira e molla di Vlahovic. Ricordate l'anno scorso quando Chiesa faceva delle dichiarazioni che non piacevano alla Juventus perché parlava del fatto che lui in nazionale si trovasse meglio della Juve? Dichiarazioni che inizialmente tutti, a cui nessuno dava peso perché? Perché parlava male di Allegri e quindi andava bene così. Ok? Ma non va bene, perché se tu sei in nazionale non puoi dire ma qua va bene perché qua se facciamo un gol in più abbiamo una mentalità più offensiva. Perché
perché non va bene. Così come, stessa cosa Vlahovic, quando sei in nazionale non devi parlare di come ti trovi meglio con due punte quando sai benissimo che le tue dichiarazioni avranno un peso. E tra l'altro non puoi neanche giocarti il ma sono state tradotte male, perché Vlahovic ha parlato in italiano, è stato intervistato dalla TV svizzera, quindi era una chiacchierata assolutamente in italiano, quindi nulla da fraintendere, nulla da mal interpretare né da mal tradurre. Quindi non sono piaciute le parole di Vlahovic, e siccome le cose sono collegate, cioè la Juventus potrebbe paradossalmente prendere un vice Vlahovic, ma che in futuro potrebbe anche essere il sostituto di Vlahovic. Ad esempio, se la Juventus riuscisse a mettere in piedi un'operazione con un prestito, faccio un esempio, con diritto di riscatto per Joshua Zirkzee dal Manchester City e dal Manchester United, lo stesso United che ha cambiato allenatore, che potrebbe cambiare anche filosofia di gioco e che potrebbe vedere in Zirkzee un attaccante non adatto al suo tipo di gioco. Tra l'altro sta facendo male lui là. E se tu riesci a prendere a gennaio è un attaccante che si alterna con Vlahovic. Ma se Vlahovic non rinnova, non ci sono dubbi che lui possa andare via. Ed è per questo che dico occhio da questo punto di vista, perché è chiaro che cambierebbero totalmente le cose. Per cui queste dichiarazioni non ci convincono per niente, ma veramente per nulla, perché io sono convinto che la Juventus valuterà qualcosa a gennaio, per due motivi, ripeto. Punto primo, perché il vice Vlahovic non c'è, non ti dà garanzie, perché non è che se domani mattina torna Milik siamo sicuri che non si fa male di nuovo. Che quando ormai entri in questa fase della tua carriera in cui non esci più dagli infortuni, beh, poi non è che l'indomani torni e non salti più uno, attenzione. E così gli allenatori lo sanno. Soprattutto devi cercare un attaccante che possa essere il vice Vlahovic, ma attenzione, anche il futuro Vlahovic, il giocatore che possa sostituire Vlahovic in futuro. E quindi queste indicazioni per me sono assolutamente non veritiere. La Juventus attenzionerà il discorso attaccanti, perché va attenzionato esattamente come la difesa, lì dove c'è da sostituire non soltanto l'infortunato Bremer, ma anche Caballo,